24 febbraio 1955. Nasce Abdul Latif Yandali, meglio noto come Steve Jobs. Madre di origini tedesche, padre siriano, poco dopo la nascita viene dato in adozione ad una coppia di Mountain View, contea di Santa Clara, California. Nel 1976, insieme con l'amico Steve Wozniak, fonda Apple Computer. Per finanziare la società, vende la sua Volkswagen, Wozniak la sua calcolatrice. Un anno dopo, con Apple II, incassano il primo milione di dollari. Nel dicembre 1980 la quotazione a Wall Street. La borsa reagisce con euforia. In pochi giorni il titolo sale a 1,8 miliardi di dollari. Appena 25enne, il creatore di Apple diventa una guida non solo per il settore industriale e informatico, ma anche per le arti, inventando, tra l'altro, l'animazione computerizzata e il software per la musica digitale. Nel 2007 Apple lancia sul mercato l'iPhone. L'ingresso nel mondo della telefonia mobile è trionfale, con un gioiello dotato di fotocamera digitale, lettore audio e video e connessione Wi-Fi. Dal 2003 viene colpito da una rara forma di tumore maligno al pancreas, ma solo 6 anni dopo il Wall Street Journal dà notizia dei suoi problemi di salute. Una volta di più non si scoraggia e tira dritto. Il 27 gennaio 2010 a San Francisco presenta iPad, il primo tablet. Poche settimane dopo aver chiesto al consiglio d'amministrazione di nominare Tim Cook come successore, Steve Jobs muore a 56 anni nella sua dimora di Palo Alto. È il 5 ottobre 2011. Il Financial Times lo ha appena eletto uomo dell'anno per aver riportato in vetta un'azienda sull'orlo del fallimento. I ragazzi, facendo la coda negli Apple Store di tutto il mondo, indossano magliette con le sue frasi celebri. L'unico modo per fare un ottimo lavoro è amare quello che fate.